Noi costruiamo e realizziamo il diritto a un cibo sano. Benvenuti a tutti. Passo la parola ad Eva, che è l'anima, una delle anime, ma l'anima principale del progetto. Allora, io sono Eva Castrucci. Che cos'è il mercato contadino e com'è nato? 10 anni fa ci occupavamo di gruppi d'acquisto solidale, quindi avevamo rapporti con piccole aziende del territorio che ci portavano appunto i loro prodotti. Questa cosa ha potuto funzionare per un po', perché a un certo punto si è pensato di avere un rapporto diretto con chi produce, e quindi la ricerca di uno spazio per creare il primo mercato contadino, che è nato nel 2011, che era esattamente poi qui, il logo era questo ma era completamente diverso. In questo spazio erano una dozzina di produttori che cercavamo di capire come fare, perché non è semplice mettere insieme dei produttori, dei contadini, regolamentare, no, anche una vendita che deve essere un prezzo giusto, equo e per tutti quanti, e per far capire cosa c'è dietro a un'agricoltura che non è intensiva. Chiaramente c'è un prezzo che è assolutamente diverso da quello del supermercato, e far capire alla gente, educare, che dietro quelle melanzane c'era anche la fatica di chinarsi per strappare le erbacce e non per mettere i pesticidi, vero Matteo? Ecco, tutto questo l'abbiamo dovuto fare nell'arco di 10 anni per diffondere cultura del cibo, far capire la differenza fra quello che mangi se compri una cosa in cellofanata al supermercato e quello che mangi come frutto delle mani proprio nella terra, no? Noi abbiamo capito che non tutti volevano porsi questo problema, perché fa anche male, no? Pensare, ma che mi importa, io compro il cibo, mangio, mi nutro, punto. Ma nel momento in cui tu diventi una sorta di goccia in cui instilli un sapere, e allora tu ti chiedi, ma io che cosa sto mangiando? Come mi sto nutrendo? Ecco, per esempio qui non trovate nel nostro piccolo punto bar una Coca-Cola, non trovate prodotti delle multinazionali in nessun modo. Siamo stati categorici in questo, perché anche quando avvicini la gente, no, che entra per caso e magari chiede un prodotto di questo tipo, devi essere assolutamente forte e centrato e dire no, qui queste cose non si vendono. E la gente, chiaramente non sapendo, la prima cosa che fa è il confronto del prezzo, no? Dice, vabbè, ma io i pomodori Pachino li pago 80 centesimi al supermercato, per dire. Ma quello che noi abbiamo voluto insegnare è che cosa c'è dietro al pomodoro Pachino. Non so se avete mai affrontato questo argomento. Il pomodoro Pachino che viene coltivato in Sicilia sfruttando il caporalato e quant'altro è frutto di schiavitù e sfruttamento. Questo pomodoro viene trasportato su autocarri fino al nord. Al nord le multinazionali lo spartiscono per un'altra diffusione che ritorna al sud. Quindi, per assurdo, al sud in Sicilia ci ritroviamo in un supermercato con un Pachino che è andato a Milano e ritornato, e comunque ha mantenuto anche un prezzo basso, no? Nonostante abbia rovinato mezza Italia, no? Andando su e giù con queste ruote. Allora, abbiamo dato forza alle piccole aziende agricole e abbiamo fatto proprio un circuito in cui in contemporanea, anche in altri mercati, in altri luoghi, ai Castelli Romani, in questo momento ad Albano, o all'Ippodromo di Capannelle a Roma, o a Infernetto verso Casal Palocco, in 10 anni
abbiamo costruito un cerchio e dovevamo mettere al centro l'eticità, l'etica della vita, l'etica dell'acquisto. Vorrei avere una testimonianza di produttori come Monia, che sta qui a pochissimi chilometri, è un'azienda che utilizza il metodo biodinamico. Raccontaci questa passione quando ti è arrivata, quando è venuta. Allora, tutto è iniziato con la passione per lo zafferano, un fiore bellissimo che ho sempre ammirato, ma lavoravo in ufficio. Questa passione c'era però, seguivo da lontano vicende di varie aziende, fino a che un giorno, un po' per sfortuna, un po' per fortuna, ho perso il lavoro e quindi mi sono decisa a fare questo passo. E quindi ho iniziato con il fiore dello zafferano, ma poi si è trasformato in altro, perché produco anche miele. Il fantastico mondo delle api, che ci dà veramente l'idea della solidarietà e della comunione e collaborazione, partendo appunto da un'agricoltura naturale. E con l'aiuto anche delle tame, dei preparati biodinamici che sono a base di piante, quindi macerati vari, e in questo modo si va a non interferire su quello che è l'ambiente e quindi anche l'ecosistema. La mia azienda si chiama La Columella. Columella è stato il primo agronomo che nel primo secolo dopo Cristo scrisse un trattato in 10 piccoli volumi. Da lì poi là, perché chiaramente il mio genere è femminile, quindi l'ho chiamata La Columella. E una cosa fondamentale con cui chiudo, perché non voglio insomma rubare altro tempo agli altri, è che Columella diceva che principalmente bisogna coltivare, occuparsi del terreno di cui ci si può occupare, quindi non estendersi in maniera spropositata, ma proprio rimanere, diciamo, nel piccolo, in quello che ci serve. Quindi questo è il nostro principio: coltiviamo quello che ci serve. E abbiamo anche un'altra testimonianza: l'aglio rosso di Castellieri è un aglio, sono spicchietti piccolissimi, un aglio buonissimo. Grazie Eva, grazie Matteo. Aglio rosso di Castellieri, che cos'è? È un prodotto iscritto al registro regionale della biodiversità, a rischio erosione, ovvero a rischio scomparsa. Queste sementi, come diceva anche Federico prima, se non vengono rinnovate in modo puro, vanno perse, e il nostro compito è quello di preservarle e portarle avanti nel tempo. Perché quest'aglio, non un altro? È l'alto contenuto di allina, il principio attivo che poi va a sviluppare tutti i benefici: antisettico, antibatterico, regolatore di pressione, anticoagulante, vasodilatatorio. Sono tutti i benefici che ha l'aglio. Lo coltiviamo oramai da 13 anni io personalmente, in purezza, che significa senza diserbanti, senza antigerbollina, togliendo l'erba a mano. Facciamo dei solchi a 70 cm dove passiamo col moto coltivatore, tra pianta e pianta rigorosamente a mano. Facendo lo stesso lavoro con il diserbante ci metteresti 15 minuti, noi ci mettiamo 15 giorni per fare un campo, quando finisci l'ultima fila, la prima fila, già devi tornare di nuovo. E preservare l'eccellenza del proprio territorio è un modo per valorizzare quello che abbiamo e lasciare qualcosa ai nostri figli. Quindi l'invito è di avvicinarvi al mondo più puro che c'è, che è quello dell'agricoltura. E la passione governa tutto, la passione spinge e fa superare tutte le difficoltà. Sicuramente tutte e tutti avranno occasione anche di approfondire, chiedere, scambiare esperienze. Per esempio ci sono alcuni ragazzi qua, anche delle staffette di mutuo soccorso, che a Milano hanno portato il cibo di un gruppo di acquisto solidale. Però il cibo sostanzialmente dei contadini nella periferia di San Siro a Milano, anche contro il discorso dell'inaccessibilità del cibo giusto e buono, perché a Milano il cibo buono anche contadino c'è, ma non è accessibile a chi è nelle periferie, esattamente come al quarticciolo sicuramente. Quindi ci sarà occasione di scambiare tantissime pratiche, grazie dell'invito e dell'ospitalità. Allora, non mi voglio dilungare troppo perché gli hanno già detto cose molto importanti. Adesso stiamo spingendo tanto Fire for Love, ma tanto altro. Adesso Laura vi illustra, che riguarda un po' tutto il nostro progetto di forza, quindi sport da combattimento, da riportare nella vita. Grandi ragazzi! Allora, innanzitutto ragazzi, grazie ancora per esserci qui oggi. Grazie, perché voi sarete i primi
fruitori di quello che noi volevamo fosse la palestra. C'è uno spazio condiviso, uno spazio di tutti e soprattutto uno spazio che fosse un posto in cui la parola inclusione, la parola solidarietà, la parola socialità non fosse più, appunto, fossero più soltanto parole, ma divenissero una realtà. E ecco, voi oggi sarete la nostra realtà per la prima volta, quindi benvenuti e grazie veramente. E detto questo, ci tengo molto, appunto, ci teniamo molto ad introdurvi brevemente il nostro progetto Fight for Love, che è nato ormai quasi due anni fa, e dalla nostra esigenza di dare. Ma dare che? Dare! Noi partecipammo ad un incontro in cui vedemmo tante realtà che appunto si davano completamente, e in particolare uno sciamano, Alberto Ruiz, ci diede proprio questa ispirazione. Sì, sentire questa storia che è molto sentire questa storia è molto interessante, quindi che noi volevamo andare adesso, che racconta Laura, grazie a questo sciamano di 75 anni che ha girato il mondo con delle carovane, una grande, ha fatto anche a recitare nei film di Fellini, insomma una persona molto importante che parlandoci, dicendogli. Ecco, quindi noi partecipando a questo incontro vedemmo come Alberto aveva appunto fondato il primo ecovillaggio nel Messico, aveva creato appunto una realtà che diveniva non soltanto realtà ma vita vera, vita quotidiana, quindi andava con le sue carovane ad aiutare le persone del Centro America. E quindi ecco, noi chiedemmo ad Alberto cosa potevamo fare noi, dove possiamo andare, dove dobbiamo andare, dove andiamo Alberto, in America, forse c'è bisogno in Messico di noi. E lui ci disse, fermi tutti ragazzi, aspettate un attimo, non c'è bisogno di andare in Guatemala, in non lo so, in Patagonia, dietro casa tua, cioè sotto casa, nel tuo quartiere, al quarticciolo, io sono Giantocelle, c'è chi tu puoi aiutare. E quindi ecco, ci siamo affacciati a questa realtà e ci siamo resi conto di come veramente la solidarietà, che è intanto una bella parola, si può nell'effettivo diventare vita proprio praticandola. E quindi ecco, abbiamo iniziato tanti progetti e insomma siamo su una buona strada. Sì, ci siamo ritrovati improvvisamente in un fiume continuo di belle persone che facevano la nostra stessa cosa. Greta del Fabbro, insegnante, Agnese, conoscono Emanuele Agati, che Laura ha spinto tanto, io all'inizio ero anche un po' restio, invece ci ha visto lungo, ecco perché là serve il due e non l'uno, cioè le due persone occupe la pluralità e non la singolarità, perché ci ha visto lungo di questo Emanuele che al quarticciolo hanno costruito una palestra sottoterra, uno scantino abbandonato, e hanno portato via i ragazzi dalla strada o comunque gli hanno dato un'attività che è quella sportiva, del pugilato, poi che è il paradigma per eccellenza del riscatto, no? Di una vita difficile, che purtroppo non nasciamo tutti fortunati, o meglio, chi non nasce fortunato è poi in realtà il più fortunato, perché ha davanti a sé un grande obiettivo, quello della felicità, quello della bellezza. Quindi, ecco, quando a volte nella vita non ho nulla da insegnarvi, ma io a me stesso, quando ho difficoltà è lì che dovete divertirvi, è lì che dovete spingere. Quindi ecco, non la faccio più lunga, ma questo significa stare un continuo incontro di persone tutti insieme, da Emanuele Agati a Greta Agnese, abbiamo un suo casualmente perché dovevamo scrivere il progetto, non ci dilunghiamo, ma comunque sia, voglio adesso un po' di carica, quindi portate los españoles, quiero un poco di energia, entonces, al mio tre, o meno, senza tre, hip hip, ok, vamos, quiero decir sì. Hola, vas. 3, 2, 1. Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Grandissimi!